Oggi voglio parlare dell'equivoco della contrapposizione. Quando viviamo dei momenti di emergenza, diventa più evidente chi siamo. Stiamo vivendo una fase nella quale la contrapposizione tra due poli è così evidente, è così drammatica, è così stupida. Guardiamo un po' quali sono le radici della contrapposizione. Guardiamo gli animali, cari, esseri adorabili. Gli animali difendono il loro territorio, si contrappongono l'un l'altro quando un territorio viene invaso. È questione di sopravvivenza. Quindi, se vedi minacciata la tua sopravvivenza, ti contrapponi all'altro. Quello che ci mostra questa contrapposizione, quindi, è una paura per la propria sopravvivenza. Fisica e emotiva, la sopravvivenza emotiva. Quando tu non hai sufficienti radici e non sei sufficientemente centrato, si dice, connesso con te stessa, con te stesso, trovi la tua identità, contrapponendoti a qualcuno, sostenendo le tue ragioni in contrapposizione con qualcun altro. Se l'altro ha torto, tu hai ragione. Se di là dal muro ci sono i matti, tu sei sano. Se negli ospedali ci sono i malati, tu sei sano. Se gli immigrati stanno a casa loro, i poveri sono da qualche altra parte, tu sei sufficientemente agiato e così via. Quindi la contrapposizione non fa altro che rivelare una immaturità, un'infanzia, è un pensiero mitologico, un pensiero di clan. È buono ciò che appartiene alla mia parte, che sia di famiglia, vedi mafia, vedi massoneria, che di nazione, vedi nazionalismi, che di religione, vedi fondamentalismi, che di tribù, vedi i conflitti tribali. L'umanità vive e ha vissuto nella guerra e nella contrapposizione. E adesso diventa ancora evidente quanto ancora siamo immersi in questa infanzia. L'evoluzione, la struttura dell'evoluzione. Basta guardare ogni evento umano e cosmico. Nasce dal caos, alla differenziazione, alla individuazione. Il passaggio all'individuazione ci insegna bene il buon Jung, ma qualsiasi psicologo, psicoterapeuta, esperto, sa, cioè si sa, che l'individuazione significa andare oltre, trascendere e includere il dualismo. Da prima sono identificato con i genitori, sono nel loro uroboro, sono nel loro sogno. Poi mi differenzio, penso all'adolescenza, penso al conflitto generazionale. E poi mi individuo portando con me i doni che i genitori mi hanno dato e andando per la mia strada. Quindi, quando sarà che l'umanità cresce? Quando sarà che ci si rende conto che questa contrapposizione è patologia della normalità? Non ci sarà cura, non finisce nessuna pandemia, perché la vera pandemia, ripeto, è emozionale. La vera pandemia è l'infanzia dell'umanità. La vera pandemia è la prigionia nel dualismo, nella contrapposizione, nell'evoluzione.
e la mancanza di contatto con se stessi. Pensiamo quindi quanto sia deleterio parlare di obbligo, criminalizzare una parte o l'altra, costringere qualcuno a stare dalla tua parte, contrabbandando questo per scienza. Una scienza infantile, una scienza che trascura, è una politica che non dà spazio alla molteplicità, che non ascolta. Quando sei individuato, sei solido nella tua posizione, sulla tua via, sei nel tuo centro e allora puoi integrare e interagire con qualsiasi altra parte, dialogare, comprendere le loro ragioni o i loro torti, tra virgolette, ma imparare, imparare dall'altro. Diceva il buon Wilber, nessuno è così intelligente da fare zero alla schedina, nessuno è così intelligente da avere completamente torto. E allora, perché non ci sono, non c'è il dialogo, non c'è il dibattito, non si dà spazio, non si ascoltano da tutte le ragioni, saranno più evidenti, si tagliano fuori le teste e le code come per fare la buona grappa, saranno più evidenti gli scientismi esasperati e i negazionismi più dogmatici. Dov'è il timore di dialogare? Dov'è il timore di individuarsi? Quindi facciamo l'invito per quest'oggi. Occupati di andare oltre la contrapposizione. Trova il tuo centro e da quel centro guarda tutte le posizioni, le riconosci, perché se tu sei al tuo posto, ciascuno è al suo posto. Questo è un segno di evoluzione, questo è un segno che tu sei nella fiducia. È in contatto con te stesso e te stesso, quando vedi tutti gli altri al loro posto, ciascuno è al suo posto e potrai dialogare con ciascuno.